che siamo qui. Sono le 7:05 di mattina e stiamo aspettando il nostro passaggio. Allora, rieccoci qua. Quest'anno è manca a guidare. Mi è toccato perché qualcuno è affetto da sindrome da taurina. Di taurina? Quello che alle 5 di mattina va a correre allegramente e poi si beve due Red Bull. È tornato a casa alle 3:30 per la festa di Halloween. Settimana scorsa siamo andati a vedere i Guardiani della Galassia. Yeah! Insomma, l'idea era stata mia, la proposta. Gardaland! No, com'era ella io, Gardaland! Insomma, io pensavo fosse un po' più una stronzata i Guardiani della Galassia, ai tempi dei tempi. Poi riguardai i trailer e mi ha rifogato abbastanza, perché poi siamo andati a vedere. Ho visto che nel trailer c'era il collezionista, che mi ha intrippato anche per quello, anche se poi ha avuto una parte di un po'... no, di merda no, diciamo corta. Con Cosmo. Cosmo? Cosmo, il cane spaziale. Ah! Quella, no, che cosa? Non era Laika? Non era Laika. Cosmo, il cane spaziale. Cosmo, il cane spaziale. Della Russia. E... mi sono documentato il giorno dopo la Ah, ok. E niente, cioè, a parte lui è un ruolo secondario di suo, quindi esterno a tutto e niente. Comunque i personaggi migliori ovviamente Rocket e Groot e Drax. Io sono Groot e poi sì, anche Drax, vabbè, detto Batista. Come film merita anche per le colonne sonore. Ah sì, ovviamente. Cioè Jackson 5, Marvin. Ah già. Come erano i titoli di coda? Jackson 5? Sì. Sì, mi sembra sì. Poi niente, c'è la scena dopo i titoli che non è uno spoiler per nessun film nuovo, ma è soltanto un omaggio a un vecchio fumetto della Marvel che anche esso non c'entra niente con i supereroi. Siamo in fila. Sì, monta sulla macchina. Oh! Allora siamo alla fila dei games. Sta scappando. No! Sta scappando Marco Fabrizio. E appare. No! È scomparso un. È apparso e sta scomparendo Faren. Che spero di rivedere al raduno angolare. Non mi ricordo quando, né dove. Alle 3:30? 4:30 mi sembra. No, 4:30 c'è Merluzzo. Merluzzo alle 4. Anche Dario Moccia alle 4 mi sembra. O alle 3. Boh, non me lo ricordo. Sto cazzo. Sto cazzo. Sto cazzo. Comunque abbiamo fatto una stronzata, dillo così. Dillo, che abbiamo fatto? Di illegale, che abbiamo fatto? Si è passato la coda, però molto coda. Senza offesa per i napoletani, anzi, volendo con l'offesa, si è passato praticamente metà coda. Tutta sta gente dietro ci sta infamando, ci sta tirando poi i giomoccoli, ma che cazzo se ne frega. Ce l'ha più largo! Ciao! Ma Roma!
Vabbè, tieni il biglietto. Oh signore, brutto questo. Mamma mia. Pixel art. Questa è la Minecraft. La Minecraft. Che cazzo? E mentre siamo qua al Japantown, Casini ovviamente si diverte ad allenarsi. Una per il capitano! Una per il corpo dei Marines! Io voglio i takoyaki. Beh, voi fate. C'è un po' di giro enorme mentre io sono qua a divertirmi con i bambini che chiedono whisky. Oh, Japan! Konnichiwa! Fai video? Sì o no? Vabbè, ho capito. Ciao ciao Luca. Ciao ciao. Dite benvenuta coda. Benvenuta coda. Come definire Luca in una parola? Code. Puzzo di ascelle. Di pa... Di... No. Di palle vuol dire che sei andato a annusare troppo. Sì, ho capito. Sempre questi bei momenti di misure di forze di Dragon Ball, teatro Kabuki. Teatro Kabuki. Allora stiamo tornando. Ultimo video di conclusione. Di morte. Allora, parlo prima io. Per quanto riguarda il tempo atmosferico, forse penso sia stato il miglior Luca di sempre. Poi diciamo dalle nostre abitudini, secondo me si è fatto un po' diversamente dal solito. Si è fatto dei giri anche molto più lunghi. Siamo stati, come avete visto, alla villa di Assassin's Creed, poi ai Japantown che hanno spostato ancora, che era a nord della villa, quindi anche là insomma abbastanza lontano, quindi niente, si è fatto un giro un po' diverso. Per resto, per quanto mi riguarda, anche nei giorni prima che guardavo il sito, così ho visto una notevole assenza di cose inerenti a tipo Harry Potter, Signore degli Anelli, Lo Hobbit, che come sempre in questo periodo fra un po' esce il film, sì, che magari uno si aspetta qualcosa, invece no, Trono di Spade, invece quest'anno proprio zero, passate molto in sordina. E poi nulla, per ora niente. Voi? Sì, più o meno condivido in pieno, soprattutto anche perché la prima volta forse arriviamo a partire da Lucca verso le 7:15, 7:30, proprio ce la siamo goduti fino all'ultimo istante. Sì, abbiamo potuto godere. Oggi si è fatto proprio chiusura per la prima volta. No, poi solitamente magari qualche poi il tempo, poi magari meno cose programmate, magari spesso ci ritrovavamo a dover vedere
magari molto il Games, e poi magari i comics non avevamo più tempo di, sì, di guardare, di appassionarci più. Di solito facevamo i Games tutta la mattina. Anche quest'anno è stato diverso proprio. Anche se ormai su per giù le cose sono sempre quelle. Anche perché sicché Games alla fine era meno cioè, rispetto agli altri anni mi è sembrato meno pieno, meno fornito. Sì, ci sta, anche era disposto anche in modo diverso. Molto, 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 molto. E il resto è sempre il solito Lucca. Sì. Pieno di sorprese, di figa, di figa, figa, figa. E poi tipo hanno fatto questa nuova biglietteria non facendola più in nel piazzale del Risorgimento dove la facevamo di solito. E insomma, un macello, tipo l'hanno aperta alle 8 e mezzo. 9, quasi alle 9. Insomma, molto tardi, non si sa perché, vabbè. Però insomma, scorreva abbastanza velocemente. E poi boh. Cosa di Assassin's Creed, devo dire, la location è bellissima. La villa, soprattutto gli interni, come telefono che squilla. Gli interni, come avete visto, sono molto, insomma, tutti gli affreschi e così, ci stava molto bene. E anche il fuori era molto bello. Casini? Eh? Sto cazzo! Allora, per quanto riguarda gli youtuber, anche rispetto a, per quanto mi riguarda, rispetto all'anno scorso c'era anche meno gente, tipo, che ne so, per dire anche Jumpitech non c'era. E nulla, abbiamo solo intravisto Farenz e basta. Cioè non abbiamo avuto né il tempo di andare al raduno appunto dello stesso Farenz, né a quello di Dario Morcia, e vabbè, tanto tutta gente abbiamo anche già visto. Quindi insomma non muore nessuno. Finito, visto Farenz giusto all'inizio. Dio! E poi cioè basta, è stato un look abbastanza strano perché non è stato stancante come gli altri anni, non riesco a capire come mai. Almeno forse mai sono state le tre Red Bull che ti sei scolato. Devo dire questo, perché Red Bull ovunque c'era. Luca, se tipo si prende una cassa di Red Bull intera e inizia a trangugiarle, a berle, a trincarle con amici, compagni di merende e cosplay vari, e inizia a trincarle, dopo va avanti tutto il giorno e non sente la stanchezza. Il problema, la botta è arriva tutto insieme. Arrivi in macchina, in treno o in qualsivoglia posto dove qualsivoglia mezzo di locomozione che ti porta al tuo paese. No, veramente lì senti proprio la Red Bull che non ti sorregge più, muori, cioè nel senso muori, a scatafaccio. Quindi portatevi le Red Bull vi aiuteranno, ma le Red Bull ve lo tireranno anche in culo. Perciò comprate Monster. No, scherzo, Che poi insomma le regalavano così anche alle biglietterie. Però gli anni scorsi non mi sembra che ci fossero. Forse l'anno scorso. Forse possiamo concludere anche qua. Sì. Poi boh, magari farò, se mi viene qualcos'altro da dire lo dirò nel video acquisti. Ah, che tra l'altro sarà forse ancora più breve di quello dell'anno scorso. Ormai più che vo avanti e più che ho meno roba da comprare, insomma compro stronzate così e basta. E quindi niente ragazzi, anche per quest'anno è andata molto bene, oserei dire. Quindi da Mistrelle 92 è tutto. Manca. Ciao. E Casini. Lui non saluta, no. Lui muore. Che si nasconde. No, muore. Ciao ciao! Lode al sole! Italia! 1!叩かれたいつものように
中なことにわけなんてないのに、その腕は絡むことはない、いつの間にか瞳奪われて始まった、離さない、揺るがない、 Crazy for you、 君が好きだ。このもどかしい友情届けたい、確かめたい、 I take you away、 君が好きだと叫びたい、何もかも脱ぎ捨て、心とかす言葉を見つけ出したい、君が好きだ、you、yeah.